Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Abbiamo un M40A1 della Ares. Tu stai girondolando, Allora, Non fa più capire quanto è l'M40A1 lungo. 1,10 m. Tira via la smartphone qui. Dai, Capite, via. lui quando vede una cosa bella dice che è mazza. Come al solito. Allora, il fucile è lungo 1,10 m, come abbiamo detto, pesa 3,1 kg, mi fa paura. Allora, partiamo dal calcio, ha un calcio regolabile in 7 posizioni. Cosa molto comoda. Fagli vedere. Con queste brugole praticamente. Voi potete allungarlo secondo come volete. È già lungo così, quindi non. Dai, che mi sto spaccando un braccio, ok. E ha un peso di 3,1 kg. Quindi pesa a vuoto senza ottica. Abbiamo un aggancio per un piedino dietro. Si può regolare il poggiaguancia in 6 posizioni. Lui sta giocando con il suo nuovo fucile. Emme si è innamorato del suo fucile, che avrete la recensione prima di questa. Quindi andate a vederla. Non vi spaziamo. Allora, abbiamo paragrilletto che è tutto in acciaio e grilletto in alluminio. Adesso non ci ricordiamo più. Sì, in alluminio. Sì, è un alluminio. Ok. Uguale anche l'otturatore che è un alluminio. E anche sgancio caricatore in alluminio. Caricatore che pesa? Pesa sui 200 grammi, cosa simile. Ha un peso molto consistente, è tutto in metallo, non sappiamo che metallo è. Se credete, è full metal, eh? E ha una capacità di 40 pb. Abbiamo uno sgancio caricatore simile ad AK ed MP5. Poi abbiamo l'otturatore. L'otturatore è molto morbido, non come un VSR10 che abbiamo fatto la recensione, vero? No. Non ancora. Ok, devo far vedere una cosa. Come vedete, io ho caricato, ma il fucile non spara. Perché? Questa qua intanto era sicura. Adesso in modalità fuoco, adesso è insicura. Come vedete, non spara. Sapete perché? Caricatore. Se non c'è il caricatore, il fucile non spara. Se ti sfondo un vetro, non è colpa mia. Ok. Come avete sentito, è molto potente e è over. Sì, è over e verrà cambiato subito la molla. L'otturatore può andare a gas, CO2 e a molla, quindi bella cosa. Se il fucile non va più, potete andare a CO2. Dobbiamo dire che l'impugnatura e la parte anteriore ha un grip antiscivolo. Cioè non scivolate su tutte e due le parti. Abbiamo agganci per la cinghia, ambidestre, quindi sia a destra che a sinistra. Abbiamo una canna di precisione, non so se la vedete, penso di sì, che è 6.04 perché è stata modificata. Boh. Chi lo sa? Allora, passiamo all'ottica, che è un pezzo forte. Felice di far vedere il reticolo. Sì, dai, Ok, intanto si è innamorato del fucile. passo. Fai vedere l'ottica. Allora, l'ottica è della Bushnell, che dovrebbe fare ottica Ottica da da caccia. caccia. Non, non siamo sicuri, perché non. Ok, questa qua è tutta l'ottica. Vedrai. Molto lunga, diciamo, quando sarà lunga? Una trentina di centimetri sicuro. 40 forse addirittura. No, Allora, sono il 30. reticolo, se riuscite a vedere, aspetta che lo metto su giusto. È un normale reticolo balistico. Esatto. E però, di peculiarità, è che il 3x di questo fucile, Se sminchia tutta la regolazione. scusa, Grazie. Ah, beh, lo stesso. beh, il 3x di questo fucile è un 9, cioè di questa ottica è un 9 di ottica. Dell'ottica della noia. Esatto. Quindi. È molto buona. Allora, poi come. Allora, si può colorare il reticolo di giallo e di nero.
giallo e di nero. Eh sì, ma che cazzo sta dicendo? Di rosso e di verde. Allora così la terza volta diventa di verde questa recensione. Ecco, stiamo andando un po' in palla. Mentre si può aumentare anche la cosa del rosso, che è una figata. Sì, così è un po' troppo luminoso. Sì, è un po' inutile quella dei colori, però è buona. È buono. Allora, vabbè, per regolarla le solite cose, quindi queste e queste. Ah, e non si usa basta. Il cacciavite. Esatto. Sono le torrette. Quindi, grazie. Cosa molto utile. Devo dire una cosa, ho dovuto rialzare l'ottica perché il fucile sparava sopra al reticolo. Anzi, facciamo vedere anche questa, che qua la slitta non c'è. Questa parte qua non c'è. È per l'espulsione del bossolo, che in questo fucile non c'è. Bene, possiamo dire che è anche finita la recensione. Il fucile l'ho preso da Rudy Softy a Trento. Vi lasceremo il link del negozio, solo che sul sito web non c'è niente. Esatto. È praticamente, ci sono solo i fucili. Consiglio, se abitate in Trentino o siete di Trento, andate da lui. Trento Sud, 200 metri da McDonald's in su. Bene, ci sentiamo nel prossimo video, avrete la prova di tiro. Sì. Quindi, ciao!